Avevamo già affrontato la problematica dei Rom ospitati da Lo Luca nella parrocchia del Paradiso, ma i residenti sono esasperati, tanto che hanno recapitato una seconda lettera al comitato Favenzia, in cui chiedono di intercedere per loro con una curia che si è ormai chiusa riccio sulla questione. Un paio di mesi fa eravamo andati a incontrare Don Luca, il prete che si è preso in carico la famiglia Rom all'interno della parrocchia del Paradiso. Ad oggi ancora problemi, ancora lamentele. A voi del comitato Favenzia è arrivata addirittura una lettera dei residenti. Cosa diceva? Sì, ieri ci è pervenuta presso la sede del comitato, la seconda lettera dove i residenti ci ringraziano per quanto è stato fatto fino ad oggi. Però purtroppo il nostro appello, essendoci fatti loro portavoce, non è stato accolto perché né il signor Vescovo né tantomeno il parroco, Don Luca, ha pensato che quello che gli abbiamo segnalato fosse importante e sostanzialmente ha risposto che con le offerte della Chiesa viene fatto ciò che lui e il Consiglio pastorale ritengono più opportuno. È ovvio che, cioè, per quanto possano essere bravi, anche se questi Rom creano un problema. E poi da quello che so, queste due roulotte non possono poi effettivamente stare nel cortile della chiesa, perché c'è un disposto di legge che lo vieta. Non si capisce perché gli organi di polizia non intervengano, il sindaco non intervenga. E quindi c'è tutti questi enti che guardano e non cercano nemmeno di mettere una pezza al problema. È ovvio, tutto ciò porta a un malessere dei residenti che giornalmente subiscono furti oppure devono convivere con sporcizia e immondizia, che poi viene addebitata nei costi di era ai faentini. Dunque è una curia un po' chiusa a riccio. I residenti quindi cosa chiedono in questa lettera? Cosa evidenziano anche? I residenti chiedono che le autorità intervengano e che intervengano in modo deciso, perché questo atto di imperio del parroco nascosto sotto la carità cristiana, bisogna che venga poi svolto in un certo modo, nel senso che gli zingari, va bene che hanno la loro cultura, non voglio entrare nel merito, però cioè, si devono comportare civilmente. E qui un po' di, diciamo, colpa ce l'ha anche l'amministrazione comunale, in quanto il regolamento di convivenza civile della Polizia Municipale è datato 1934. Sono 80 anni, il signor sindaco si è impegnato a redigerne uno nuovo e quindi sarebbe opportuno, visto che le cose sono cambiate, visto che quando si tratta poi di fare le cose che lo interessano si prodiga molto velocemente, che ne venga stilato uno aggiornato alla realtà odierna. Francesca Diletta per Faenza Web TV.